Carissimi amici, eccolo qui l'orologio già lavato, rilavato, l'officina già tutta pronta per essere rimontata. Ora la rimonteremo. Sullo sfondo vi ho messo il telaio che abbiamo già costruito per l'orologio di Galileo. Ne ho due modelli, questo è quello più grande e poi avrò il modello più piccolo, perché ho due campioni differenti. Uno è proprio l'orologio di Galileo in mano, che è di quello più piccolo. Questo è l'esploso che un amico inglese, che lo ha già costruito, mi ha mandato. Questo si riferisce a un modello inglese. C'ho l'esploso e dall'esploso si arriva a ricostruire l'orologio. Se tutte le misure inglesi, chiaramente in pollici, le riporteremo a quelle in centimetri. Ora si parte al rimontaggio del ragazzo dell'orologino. Si comincia a rilevare questi. Aspetta, mettiamolo qui che si vede meglio. Ecco. Qui bisogna stare attenti perché c'è la virgola. È fatta in due pezzi e se perdo quella butto via la sveglia. Per modo di dire, si rifà sempre. Però, insomma, è molto complicato di farlo. Oh, qui c'è roba che mi va dopo, l'apro dopo. Se vi può vedere la virgola che è in due pezzi. Appoggio qui, guarda Simone, uno e il secondo dovrebbe essere qui, se non si è già defilato. Ora lo troviamo, perché qui un cervello si andò. Eccolo, guarda diavolo, un dove gli è rimasto. Sui filo. Eccolo. E il secondo è questo. Questa è la virgola che va montata in un certo modo, più o meno viene così, circa è. Perché questa dentro qui mi è preso un colpo quando non ho visto l'altro pezzettino, io non do lì a finire. Va bene, si va a montare, a rimontare l'ufficialina. Chiaramente controllo. Se c'è polvere, qui si leva anche la polvere della segatura, se c'è, perché da noi anche quella. La segatura di Gran Turco ne fa poca di polvere, ma insomma. Poi partiamo. Questo vale. Qui ho già rimontato anche la croce di Malta e tutto. Poi sulla croce di Malta si farà una puntata apposita e vi farò vedere come le funzionano. M, questo dovrebbe essere in moto, dovrebbe, perché questo, ecco, vedete, chicchino. E questa sarà la somma di sensi sarà lei. Se trovasse anche il forno non sarebbe male, ecco. E così. Poi questa. Tutto a posto, guardiamo. I denti. Qua c'è un po' di polvere. Ecco questa. Oh,
quello della sveglia dov'è? Il tamburo. No, con questo chiave non vedo nulla. Vabbè, quello qui. Questo va. Questa è la sveglia. Il forellino. E questo, eccolo qua dietro. E questo. Questo, ecco. Fermolite. Perché ho montato dopo. Questa è la sveglia già montata, tamburo, rosa di scappamento e martello. Poi, qui dovrebbe essere questa, una sfoderata. Rosa corona. E questo poi si parte con quest'altra. C'è un chicchino incastrato qui, guardiamo se viene via. Non viene via. E allora oliatore fine, eccolo, ora è venuto via. Era proprio incastrato dentro. La rosa del leone, qui c'è la rosa, andiamo da una fuoricina, ora vi aprirò con la testa, ma devo vedere una cosa. Così, questo qui, poi abbiamo la ventola, eccola, la ventolina, e andiamo, ah no, manco un monte di roba ancora, avevo troppa furia, questo mi va qui, e questo. Poi c'è questo, che è qui, poi abbiamo questo che va qui, poi abbiamo i due martelli. Questo che va alla parte superiore e questo a quella inferiore. Ecco fatto. E ora si ingabbia, vediamoli una sfoderata. Sì.
diavolo di chicco, non era voluto venire più, l'avevo spazzolato dietro le fiotte, si era rinfilato. E ora si va all'ingabbio, che è una cosa molto difficoltosa in queste cose, perché c'è troppe rose.